Emozioni da conference. Sì, indimenticabili. Solo per l'intro mi piace, perché non la rivedrete mai più un intro del genere. Detto esatto. Questo, 2500 mi piace entro la mezzanotte, anzi, nel momento esatto in cui arrivano 2500 mi piace entro oggi pubblichiamo sì. Il secondo episodio, se no se ne riparla nei prossimi giorni. Ma il calcio mercato è riaperto, fateci vedere tutto il vostro supporto se volete almeno un episodio giornaliero. Ciao, ben ritrovati ragazzi, iscrivetevi su tutti i canali YouTube che abbiamo, canale de calcio questo, primo canale de calcio, canale extra calcio, se volete ricevere le notifiche e non perdervi neanche un contenuto. Tutti i canali in descrizione, durante il video compariranno qui. Indovinello! Avevamo detto lo United interessato ad un portiere protagonista del mondiale. Sì, ma non di una big di quelle, una nazionale big. Ci stanno. Non lo sa. Bonu, di conseguenza, era interessato in realtà anche il Bayern Monaco. A Bono? Per l'infortunio di Manuel Neuer, ma sì, hanno virato su altro. Aspetta, allora, quindi Bonu potrebbe finire al Manchester United, lo United che punta nonne e zie. Faccio subito l'altro indovinello sì. E mi riallaccio ad una situazione Bayern Monaco. Sì. Per i due infortuni di Lucas Hernandez, crociato. Sì. Manuel Neuer, sapete tutti come si è fatto male, no? Sì. Il Bayern Monaco ha chiuso due operazioni di mercato. Ok. Ha preso un difensore e ha preso un portiere. Sì. Chi sono? Scriveteli qua sotto nei commenti. Lascio cuore singolo a tutti quelli che indovineranno. Possiamo solo dare un piccolissimo indizio. Sono giocatori di esperienza. Sì, di esperienza. Ma qua. Parecchia esperienza. Tutto qua. Detto questo, Skriniar, Inter, l'Inter si è rotta ai cosiddetti. Ci credo. Vuole una, anno sta storia. Vuole basta. Una risposta entro il 20 di gennaio, né un giorno di più, né un'ora di meno. Bene. Deve decidere. Inter, che ha fatto una determinata offerta che è inferiore ad altre, potrebbe andare al Paris Saint-Germain, potrebbe andare certo. Altrove e percepire molti più soldi. Sì. Decidite, gli hanno detto. Staremo a vedere quello che succederà. Bene. L'Aston Villa, o Villa, come ci piace chiamarlo a noi, Aston Villa. Punta McKennie. Quindi non solo l'interesse del Borussia Dortmund, ma anche dell'Aston Villa. Sì. Di conseguenza la Juventus vuole provare a tirare sul prezzo, dice magari se scatena un'asta. O a tirare sul prezzo, visto che magari... No, anzi, a proposito, proprio per questo vuole tirare sul prezzo, in modo tale che magari può avviare l'attenzione da McKennie, cederlo e poi passare un altro Mac, McAllister. E non McDonald's. Detto questo, in realtà la Juve chiede 40, ma secondo me pure de 30 si accontenta. Sì, secondo sinceramente, me. Anzi, 30 te posso di forse anche come è anche tanto. È un'ottima valutazione, eventualmente per McKennie, sì. Allora, situazione Demme, Napoli in uscita, non trovano perché c'è uno stipendio importante, 4 milioni di euro lordi, sono due netti detto. E via dicendo, sì, sembra sì. Che la Dana de Mirspor, visto che Bagayokon si decide e non vuole annacce, probabilmente si dice che abbia già avanzato un'offerta al Napoli per Demme, quindi Demme dovesse accettare la destinazione potrebbe finire alla Dana de Mirspor. A giocare in Turchia. E il Napoli in quel caso si libererebbe di un esubero tra virgolette, uno che gioca poco in realtà. Uno non lo considererei esubero perché non lo considererei neanche io, però l'ingaggio non è da poco. Salvatore Esposito allo Spezia, sì. Operazione da 3,5 milioni di euro ovviamente in favore della SPAL. Questa certo. Ve la dico solo per dovere di cronaca, ma Marquinhos, questa non è dovere di cronaca, questa ragazzi è una notizia vera e propria del calciomercato. Ha praticamente rinnovato quasi il suo contratto con il Paris Saint-Germain. Vabbè. Gli scadrà nel 2024, giustamente se lo vogliono garantire e assicurare, nuovo contratto fino al 2027. Praticamente a vita, più o meno. Pensa che era nostro. Marquinhos ha fatto, praticamente è venuto da noi, che difensore. Poi è stato preso subito dal Paris Saint-Germain e dall'ansia più mosso. C'ho una notizia per Messi e una notizia per Ronaldo. Bene. Tra poco. Zortea Salernitana, quindi sì. Per la fascia destra hai capito bene che la Salernitana cerca di
rinforzare, potenziare e via dicendo. Sì. Non arriverà però Birindelli del Monza. Lo stesso Galliani ha detto Birindelli non semmo, ok? Bene, anche se Birindelli ultimamente non è proprio centralissimo ha nel fatto sistema. Assist nell'ultima, ma sta faticando un pochino. Bonazzoli. Sì? Salernitana, segna, una nonna, una zia, decisivo, lo vogliono tanti club. Certo. Lo vuole la Cremonese, lo vuole la Lazio come vice Ciro Immobile, ma si è aggiunta un ulteriore pretendente, sì? Spezia, che vuole rinforzare e rimpolpare il suo reparto offensivo. Ma mi piacerebbe vedere Bonazzoli... Quasi sicuramente parte, raga. Sì, sicuramente parte, ma mi piacerebbe vederlo con una squadra che gli dà l'opportunità di mettersi in mostra sempre, perché Bonazzoli è un gran giocatore. Anche secondo me, sono assolutamente d'accordo. Sto cancellando una cosa. Sì. Ok, perfetto, perché non, già ve l'avevo detta sicuramente. Sì. Fresneda, chiamatelo come vi pare, il diciottenne del Valladolid, chiamatelo come vi pare, è finito nel mirino della Juventus e non solo, ma ha parlato, non mi ricordo se il direttore sportivo, non mi ricordo chi della società, e ha detto, conosciamo le esigenze della società, vorremmo trattenerlo, ma partirà. Difficile. E la Juventus si sfrega le mani alla ricerca di un profilo di quel tipo. Bene. Quindi staremo a vedere. La Fiorentina insiste per Boga. Sì. L'Atalanta fissa il prezzo 20 milioni di euro. Lo sapevo. Mi sembra pure poco, però, in realtà. No, a me mi sembra anche troppo, sinceramente. Conoscendo però l'Atalanta, che i suoi gioielli non li svende. Oh. Lo so. Ma che ha fatto Boca un anno e mezzo a sta parte? Però lo sai, niente. Ti ripeto una cosa e mi ripeterai un'altra. Lo vedo benissimo alla Fiorentina e tu mi ripeterai. Ho capito, sta facendo schifo. Ecco, bene. Nicolussi Caviglia, sì? Salernitana, operazione chiusa in prestito secco, sì? Il centrocampista ovviamente della Juventus, sì, fino alla fine della stagione, quindi fargli fare le ossicine e poi eventualmente, sì, farlo rientrare alla base. Locatelli è stato riscattato praticamente, non ancora, non credo sia già partito il bonifico, però l'obbligo di riscatto di Locatelli a 25 milioni di, sì, euro con i bonus potrebbe arrivare addirittura a 32, scattava alla prima partita del 2023. Al primo punto realizzato dalla Juventus nel 2023, se non sbaglio. Ma non era la prima partita? Ma era il primo punto. Qualcosa del genere, però comunque c'hai, sì, ragione. Ma era il primo punto realizzato comunque nel 2023. È fatta. Brusca frenata. Perenzo Fernandez, Chelsea. C'è chi dice che addirittura potrebbe sfumare. Perché non sono stati offerti 120 milioni di euro della clausola, ma 80 da parte del Chelsea. Allora, inizialmente erano stati offerti 127 per dilazionare il pagamento, quindi pagare sì la clausola rescissoria, ma io non so, io non lo so. Il Benfica però poi ha declinato l'offerta e ha detto: ragazzi, o me date 120 tutti e subito o il calciatore non lo vedete manco in cartolina. Poi il Chelsea ha voluto trattare, perché poi il calciatore Enzo Fernandez ovviamente ci ha creduto, dice: oh, me ne vado al Chelsea, era tutto fatto. Infatti l'allenatore in conferenza stampa si è pure incazzato come una iena, perché dice: così il calciatore me lo mandate fuori di capoccia. E c'ha pure ragione. Mo alla fine il Chelsea vuole trattare, forse 80, forse 85. Ricosta, 120. Ricosta gli ha detto semplicemente 120 per farlo partire a gennaio, clausola adesso, punto. Sirigu potrebbe finire alla Regina, c'è l'interesse anche del Cagliari, sappiamo che Sirigu vorrebbe giocare. Ammazza, Sirigu per la Serie B sarebbe tantissima bella belva, però il Napoli attualmente sta facendo muro, non è lo così so, convinto. Lo so, perché ovviamente c'hai Meret, ti serve comunque un secondo d'esperienza. Va, tocca andare rapidi. Vai. Venuti, Empoli. Sì? Contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2024. Diciamo che Venuti con la Fiorentina non è che c'è un ottimissimo rapporto, visti autogol strani, situazione un'altra. Diciamo. So, potrebbe finire all'Empoli, potrebbe ritrovare, sì, magari la sua dimensione. Se complica Frattesi. Ma guarda, diciamo tu. Ma guarda quello che è sapevo. Successo questa estate, e sapete per quale motivo? Perché chiedono troppi soldi. Perché il Sassuolo, con sto fatto che ci avevamo il diritto e il 30% sulla futura rivendita, alza ulteriormente il prezzo per cercare di farci più soldi possibili. A Roma si è stufata, ha detto: senti, ma sai che c'è? Mo' mi rientra Wijnaldum. Sto a posto. Ecco, a vernacchia che fai tu solitamente. Dai, su. Però mi dispiace. Perché, però mi dispiace. Oh, ho capito. Cioè. Oh. Dzeko c'ha un contratto in scadenza nel 2023. Ma ritorna da noi? Ma che? Viste le prestazioni, ma non, sì, era manco sicura la permanenza all'Inter. Vabbè. Già se parlava eventualmente... Le prestazioni attuali
stanno spingendo l'Inter addirittura a sbrigarsi a rinnovare il contratto almeno perché, per un altro anno subito. Vabbè. Perché poi magari potrebbe convincerlo qualche club importante, se ne esce qualche top club che dice: oh, ma sai che c'è? Poi se, magari lui pote, allora dice: se sta scaricando la batteria, ma tanto non l'avete visto. E quindi stanno a cercare di accelerare i tempi. Certo, ma giustamente. Cioè, un'operazione che sembrava, dice, prima tanto, che ma pesacca barra qualcun altro. Esatto, invece si stanno a sbrigare. Tifosi del Milan. Il Milan, ovviamente, inizia un po' a strigne le riappette. Sì, per? Per Leao. Perché passa il tempo. Leao attualmente ancora non c'è l'accordo, seppur filtra ottimismo, l'ha detto Sky Sport, ma il Milan ha capito che deve trattare come avevo tra, secondo me hanno seguito uno degli ultimi video delle bombe di mercato, pues. O forse uno degli ultimi post partita del Milan. Io ho detto: non mi fa perdere ulteriore tempo, non gli puoi offrire 6 milioni di euro come un top player, punto e basta. Lo devi un po' coccolare, lo devi trattare come un giocatore un po' al di sopra degli altri. Però se la mia società è quella, no, fermate. Parte fissa 6,5 milioni di euro più 1,2 del bonus, quindi sono andati oltre quello che è la loro etica budget per cercare di convincerlo. Continua a filtrare ottimismo, ma Leao, regà, ancora non ha firmato. Mi auguro, vediamo, per voi che firmi, vediamo. A meno che non voglia venire alla Roma, cosa che dubito fortemente. Allora, operazione Berezinski, Contini, Napoli, Zanoli, Sampdoria, sì. So, 2 mesi che va avanti, sembra che sia stata definitivamente chiusa. Vabbè. Quindi, ma De Berezinski però, io pensavo fosse un prestito secco versus prestito secco, invece mo se sta a parlare De Berezinski, prestito e diritto di riscatto a 2 milioni d'euro, con Zanoli in prestito dell'A che poi potrebbe tornare indietro. Ok, ma non lo so, vediamo, però forse l'operazione è finalmente addirittura d'arrivo. Contini se ne va da Sampdoria, gli si apre un buco del portiere, hanno preso Vekic, sì. Il portiere del Pacos Ferre, Pacos, Pacos, non so come si dice, Ferreira, Pacos comunque Ferreira. Colla. Okay. Qui, questa è grossa, questa, yeah. No, aspetta, allora, Zurkowski, Spezia sì. Fiorentina, operazioni di mercato a go-go proprio, sì, come proprio, se, non ci, fosse come se domani, non ci fosse domani, o quasi, ma perché ho detto così? Non lo so. No, mi sono confuso con l'Empoli. Era venuti? Era venuti Empoli. Okay, lasciate, scusate, o avevo detto qualche altra cosa. Ma non so che ma ne ho dette talmente tante che non me ne ricordo. Comunque, Zurkowski potrebbe andare allo Spezia, giocatore sì. Ovviamente di proprietà della Fiorentina. Zach Quick, il terzino destro, classe 1998 dell'Hertha Berlino, potrebbe venire al Verona. C'è chi dice che è già fatta. Non lo so se è già fatta nel momento in cui pubblicherò questo video. Benissimo. Ma ci siamo vicini. Tifosi del Milan, Meunier. Sì. Meunier, contratto in scadenza 2024 in realtà, però uh-huh. Il Dortmund se ne vuole liberare. Ok. Il Milan vuole provare a chiudere questa operazione di mercato, come si dice? Ho capito, come occasione. Sì, come occasione scontata magari. 31enne, sì, gli scade il contratto, confermo nel 2024. Dice, può essere sempre una visto che stanno sempre con Calabria scocciato, Florenzi sì. Scocciato, De Trey non ne fanno uno. Dice, mettiamogliene in alto, così De Quattro non ne fanno uno. Pure si scoccia una in altro che... si scoccia una rotazione di continuo. Certo. Meni a me piace onestamente comunque come calciatore. No, può essere buono. Una I. Mai sentito? Napoli, sì, Napoli insiste. Non solo insiste, ma ha avanzato la prima offerta di 15 milioni di euro a Langer. Okay, e ci stanno a pensare, ma vanno di più. Protagonista del mondiale, esordi contro esordi. Voglio alzare il più possibile il prezzo. Ma stiamo a parlare veramente di roba pesante. Perché, cioè, una I 22 è un bel calciatore. Ha grandi cose, con Spalletti lo vedrei benissimo. Veramente un bel calciatore. Gioco gamba, tecnica, quantità, qualità, nonne e zie. Allora, Messi, una volta dicono una cosa, una volta ne dicono un'altra, ha parlato anche Fabrizio Romano, ha parlato anche Sky Sport, sì? Sembra che definitivamente la volontà di Messi sia quella di rinnovare con il Paris Saint-Germain per l'opzione di un ulteriore anno. Il famoso contratto che era già previsto 2+1. Ma si diceva però che era messo in discussione pure quello, te ricorderai? Sì, che certo. Avevano detto sì, è fatta, invece ne era fatta invece per niente. No. Tergiversa Messi, ma strano caso dopo che la Porta, e non la Porte, ha detto non chiuderemo operazioni di mercato né a gennaio e per giugno. Insomma, sembrava un messaggio a Messi come per dire, senti, rinnova un altro anno là, poi si cerchiamo vede. Di riprenderti l'anno dopo ancora. Non lo so, sicuramente per quest'anno non credo se ne faccia qualcosa.
le voci, l'hai sentita la voce Ronaldo Newcastle? Avevo sentito sta cosa che è stata smentita dall'allenatore del Newcastle. Ossia, se diceva, visto che è lo stesso proprietario, lo stesso fondo, sì, lo stesso fondo, Al Nassr e Newcastle, se diceva che se Newcastle fosse andato in dovesse andare in Champions, Ronaldo poteva Ronaldo, andare in prestito al Newcastle per giocare solo la Champions League, da quello che ho capito io. Andare là solo per giocare partite di Champions, io così ho capito. No, ma che no? Beh, no, comunque andrebbe, è una cavolata. Andrebbe in prestito proprio al Newcastle per giocare con il Newcastle, però è una cosa che è stata già smentita. Ok, detto questo, io vi ringrazio per la visione, non aggiungo altro, ho detto troppe cose, se becchiamo alla prossima con un nuovo video. Ciao ragazzi, supportateci, non costa niente. Ciao.